Allora diamo la parola al sindaco. Quale onore. Questi sono i bimbi che le cui voci uscivano dal mangianastri che fregava mio fratello. Perché io ero il più piccolo di casa. Chiaramente poi vi ho apprezzato da grande, perché mia moglie, quando abbiamo avuto i bimbi, ha messo zecchino d'oro a tutto spiano. Io ne ho imparate tanti. Però il chicco di caffè è il mio incubo. Allora, Francesco, vieni sul palco, dai, vieni anche tu. Ciao Francesco, perché... Intanto, oggi è la giornata dei ringraziamenti. Intanto voglio ringraziare Simona che mi ha fatto conoscere quel portento di Francesco, perché è una forza della natura. No, veramente, grazie veramente. Poi ringrazio i miei consiglieri, Banci, Carlo, che ci ha dato il caldo oggi, perché sinceramente adesso siamo in una fase di rinnovamento, anche di riscaldamento e tutto, e grazie a lui siamo qui al caldo, e non è poco. E poi è doveroso ringraziare Lorenzo che è il nostro direttore artistico, che vi ha seguito tutt'oggi. Tutti i ragazzi dell'amministrazione, Francesco che quest'anno ha preso in mano l'autunno che è diventato culturale, da musicale, e quindi ha iniziato con voi l'apertura del programma autunnale. Quindi, insomma, un po' è dura, anche perché siamo freschi, ci siamo, insomma, adesso non più freschi perché è da fine maggio, però insomma dobbiamo iniziare a capire, a conoscere quella che è la macchina, e insomma voi siete stati una grande sorpresa, quindi accolgo volentieri l'autoinvito e poi vedremo anche cosa organizzare, perché poi abbiamo un bellissimo panorama, paesaggio, un palco all'aperto, una rocca, quindi ci possiamo inventare qualcosa sicuramente, se non in teatro anche all'aperto, quindi ben volentieri perché siete eccezionali. Quindi ultimo, chiaramente ringrazio Maria Antonietta Ventre per rappresentare qui la fondazione e portare chiaramente il calore della famiglia Ventre che ha creato tutto ciò. Quindi, grazie. Quindi, passerei la parola al vice sindaco Francesco Taini, così almeno anche lui ci dice qualcosa, qualche parola anche relativa al calendario. Grazie Francesco. Grazie Filo, io intanto ringrazio Francesca perché è stata in stretto contatto con me quotidianamente per rendere la giornata fantastica, e quindi, no, non so, ironica, addirittura eravamo in contatto mentre ero in ospedale, era appena nata mia figlia, 9 giorni fa. Adesso ti tocca tanto il zecchino d'oro. Infatti dovrò prendere spunto dalla nanna, visto che sto facendo le notti in bianco. E oggi è la prima data dell'autunno culturale, una manifestazione di 8 eventi che porteranno qui nel nostro teatro 8 eventi per tutti i weekend, da oggi fino al 21 dicembre con il concerto di Natale. Quindi per Montefiore un evento a weekend da oggi fino alle vacanze di Natale, non è poco. Io chiudo qui, ringrazio ancora la Francesca, ringrazio tutti i ragazzi, Lori, tutti i consiglieri, l'amministrazione, tutti gli eroi. Grazie a voi, i vecchioni maschi, perché di vecchioni non ce ne sono, siete giovani. Abbiamo un ultimo ringraziamento allo staff tecnico, perché come una volta, papà, mariti, noi abbiamo negato il marito di Francesca e non solo, tecnico del suono, luci e qualche altro fidanzato e marito, perché lo spirito dell'Antoniano era che, come all'epoca, si aiutava a montare il palco, si aiutava a gestire la parte tecnica, e quindi bravo lui, massacrato da sua moglie Francesca. Ti capisco, abbi pazienza. Tutta la nostra comprensione. Grazie. Sì, abbraccia la Francesca, vai. Questo il marito non sia geloso.
e grazie a tutti voi per aver partecipato, e vi aspettiamo alle prossime serate o pomeriggi qui al teatro a Montefiore. Grazie ancora.